In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità, io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Udire non è ascoltare, guardare non è vedere. Gesù fa un distinguo di termini ed espone ai suoi una lezione di alta spiritualità. Beati sono coloro che ascoltano e i veri ricchi sono coloro a cui è concesso di vedere. Solo con questo presupposto risolviamo l'enigma che Gesù di seguito enuncia sotto gli occhi di un lettore turbato. A colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Parrebbe quasi una citazione dal film Wolf of Wall Street, piuttosto che un'indicazione di Gesù, più vicina a una logica spietata di mercato, piuttosto che alla gratuità e alla giustizia evangelica. Ma è evidente che non può essere così. Per risolvere l'enigma, appunto, abbiamo bisogno di orecchi che sappiano ascoltare e di occhi che sappiano vedere. Un giorno mi capitò di avere una confidenza di una persona molto vicina al Signore, il quale in un dialogo intimo con Gesù avrebbe ricevuto da lui questo messaggio: «I miei figli oggi camminano in una nebbia fitta, non è facile per loro». La cosa mi ha colpito. Ovviamente lascio ai posteri la veridicità del mittente, ma il messaggio è onesto. Il vero problema di noi uomini è di non riuscire a vedere. Piuttosto guardiamo, ma guardiamo solo le ombre della verità. La verità, quella vera, c'è nascosta. Avremo tanto bisogno di quella vecchia profezia di Isaia che rimandava ad un giorno in cui Dio strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Abbiamo bisogno di veder chiaro, di trovare i tesori nascosti in questa nebbia diffusa. Avremo bisogno di visori infrarossi come quelli che permettono di vedere di notte o dentro le nuvole di gas lacrimogeni. Abbiamo bisogno, in realtà, della luce della grazia interiore. Ecco la vera ricchezza. Adesso possiamo risolvere l'enigma. Chi si ritrova con questa grazia gli sarà dato e sarà in abbondanza, ma chi non ce l'ha gli sarà tolto anche quella finta ricchezza che pensa di avere.